Me la posso godere come giornata della mia vita che mai avrei pensato di dover vivere. E questa è la realizzazione di un sogno impossibile. La definisce così Lello Arena la festa in onore di Massimo Troisi e dei 40 anni del trio La Smorfia, che si terrà in città dal 18 al 24 giugno. L'idea, condivisa con Mario Esposito e sostenuta con entusiasmo da Enzo De Caro e Stefano Veneruso, nipote di Troisi, è stata accolta dall'amministrazione comunale, che ha deciso di sostenere l'iniziativa inserendola tra le manifestazioni di punta della programmazione culturale dell'estate a Napoli. A giugno, quest'estate, Napoli diventerà un grande campus dedicato a Massimo e che ha per protagonisti ovviamente Lello e Enzo, e nel ricordo anche di una data importante, che è il 40° anniversario della costituzione della Smorfia. Quindi sarà, credo, un evento che unirà tutta Napoli, così come è stato nel 50° della scomparsa di Totò. Sarà Piazza del Plebiscito ad ospitare le 5 serate spettacolo, ognuna con una sezione dedicata al cinema, accompagnata da esibizioni, dibattiti, testimonianze ed aneddoti. L'evento è frutto di un intenso lavoro di studio e ricerca di materiali spesso inediti e vedrà la partecipazione di grandi personaggi dello spettacolo e della cultura che hanno lavorato con Troisi. È un evento sicuramente importante anche per restituire con semplicità e verità il grande valore, al di là del tempo, del passaggio su questa terra di Massimo, che non è passato inosservato e lo sarà sempre di meno. Credo che questo evento possa servire a trasmettere come i frutti maturi dei semi di un ingegno che travallica il tempo. Una settimana tutta dedicata con cinema, musica, inediti, oggetti, fotografie, quindi attrezzeremo non solo Piazza del Plebiscito, il PAN, anche altre strutture della città. Vorrei sottolineare come questa amministrazione stia lavorando per ricordare al meglio i geni della nostra città. Quello che è stato fatto per Totò, quello che è stato fatto per Pino Daniele, quello che adesso viene fatto per Troisi e per tanti altri. Quindi sarà una grande settimana di potenza culturale che pochi come Massimo Troisi potevano rappresentare e che rappresentano tuttora. È previsto inoltre l'allestimento di una mostra su Massimo Troisi e la Smorfia, con costumi, oggetti di scena e reperti originali per la prima volta esposti al pubblico. Siamo davvero soddisfatti, un ringraziamento va a Mario Esposito, che è uno degli organizzatori, ovviamente ai due compagni di viaggio di Massimo, Lello Arena e Enzo De Caro, e alla famiglia Troisi e in particolare a Stefano Veneruso, che in rappresentanza della famiglia donerà a questo evento degli inediti che ne faranno un evento anche per questo assolutamente unico e straordinario.